Ancora trascorso un anno dalla nascita del cinema a Parigi ad opera dei fratelli Lumière, che anche a Bolzano fu possibile ammirare le prime immagini in movimento all'Hotel Grifone nel novembre del 1896. Allora, i primi anni le proiezioni venivano fatte negli alberghi, nei caffè, locali già esistenti. Il cinema, l'apparato cinematografico veniva messo in mezzo alla sala e lì venivano mostrati i film. Una seconda fase nei grossi tendoni, tipo un Luna Park, un Jahrmarkt, che erano Wanderkinos, si muovevano, passavano di città in città, seguendo il calendario delle fiere. E la terza fase, i cinema stabili, dal 1907 circa. I quadretti animati provenivano ancora prevalentemente dalla Francia. Ai documentari inizialmente senza pretese, proiettati come attrazioni fieristiche, al volger del secolo fecero seguito i primi cortometraggi con attori dilettanti. Le prime sale cinematografiche altoatesine furono realizzate nel 1907 a Bolzano e Merano. Che il film muto in bianco e nero fosse privo di colore e sonoro è un cliché che va però rivisto. L'auto si ferma e... I film erano colorati, con procedimenti molto complicati, talvolta addirittura ogni fotogramma veniva dipinto a mano, con un lavoro lunghissimo e costosissimo, oppure con timbri o altri sistemi. E per di più c'era la musica, l'accompagnamento con il piano o con il grammofono. Quindi non è mai stato neanche molto silenzioso il cinema. La Grande Guerra mise le ali all'industria cinematografica. Le nazioni in lotta avevano scoperto il film come nuovo mezzo di propaganda bellica e anche a conflitto finito, la guerra era rimasta il tema centrale di molte pellicole, come ad esempio Montagne in fiamme di Louis Trenker. In seguito, con spettacolari discese sciistiche, il cineasta gardenese riuscì a barcamenarsi abilmente tra fascismo italiano e nazionalsocialismo tedesco. Col film Il figlio al prodigo entrò nella storia del cinema, passando dallo scenario dolomitico a quello newyorkese dominato dai grattacieli. Louis Trenker non solo diresse il film, ma ne fu anche l'attore protagonista. A New York il protagonista finisce per trovarsi in una situazione disperata. Nella città lo tormenta la nostalgia di casa, nostalgia della propria terra. Questo è il tema del film. E questa nostalgia l'avevo provata anch'io, a Berlino. Anche Leni Riefenstahl era legata all'Alto Adige da un particolare rapporto. In un primo tempo fu partner cinematografica di Louis Trenker e in seguito regista indipendente, decisamente vicina al nazionalsocialismo. Alla fine degli anni Ottanta, quasi novantenne, Leni Riefenstahl fece il ritorno in Val Sarentino, dove nel 1931 aveva girato il film La luce azzurra, per incontrarsi con i protagonisti di allora, dei semplici contadini del posto. Altro scenario, via Streiter a Bolzano. Dopo anni di sforzi e continue migrazioni da una sala all'altra, un gruppo di appassionati cinefili riesce a gestire in proprio un piccolo cinema de sé. La sala del Film Club dispone di soli 60 posti. Un successo di tappa per Martin Kaufman, che già da bambino aveva assistito ammirato ai primi film di cultura locale nel cinema Latemar dei genitori.
I miei primi ricordi riguardano naturalmente questi filmetti intrisi di celebrazioni della Heimat, tra i quali però c'era anche qualche bella pellicola, come quelle con Romy Schneider. Forse bisogna anche fare una distinzione tra città e resto del territorio. Nei cinema di paese si proiettavano prevalentemente film in lingua tedesca, salvo nei periodi di afflusso turistico, come d'estate, quando bisognava accontentare i villeggianti italiani. E questo cinema tedesco negli anni 50, anche dal punto di vista dell'offerta, non era niente di speciale. Storie del dopoguerra, relativamente semplici. Negli anni 70 fu poi la volta dei film comici con Bud Spencer e Terence Hill, detti anche fagioli western, e come Canto del Cigno, certe pseudocommedie erotiche come Ragazze svedesi in Alta Baviera, dopodiché si era arrivati veramente alla fine. A quell'epoca la televisione ha portato via molto pubblico al cinema. L'alternativa era o ricominciare da capo o chiudere. Anche il Cinema Eden, il più vecchio di Bolzano, dovette chiudere al pari degli altri 10 cinema del capoluogo. È rimasto in vita il Cinema de Sé, che propone film d'élite. Va detto che un cinema de sé ha una valenza culturale e quindi necessita di un certo sostegno, altrimenti una simile istituzione non sarebbe in grado di reggersi economicamente. Il progresso tecnico degli ultimi anni ha rivoluzionato il business cinematografico, rendendo possibili nuove forme di proiezione delle pellicole in cosiddetti Cineplex. Il computer ha sostituito complessi proiettori. Le pesanti bobine racchiuse in scatole di metallo appartengono al passato. L'era digitale ha aperto nuove possibilità. Qui abbiamo solo ancora uno scrigno che contiene il disco rigido, abbastanza piccolo. Nel frattempo è possibile ricevere i film anche via satellite. Non disponiamo ancora di un impianto satellitare, ma anche in questa cassettina trovano posto film della durata di 2-3 ore. A Vienna, l'altoatesino Paolo Canepele custodisce migliaia di film degli ultimi 100 anni. Ma che cosa ci riserverà il futuro digitale? E tutto ciò ci preoccupa moltissimo, perché purtroppo tutti i dati digitali non dureranno così a lungo come i primi film della storia del cinema. Noi vediamo film vecchi di 100 anni, tra 100 anni tutto quello che voi fotografate adesso non lo vedrete mai più, perché i dati digitali si scioglieranno come neve al sole. Bolzano più di 100 anni fa. Noi possiamo ancora ammirare riprese originali dell'epoca. Se fra 100 anni ai nostri discendenti sarà dato di vedere immagini digitali di oggi, sta scritto nelle stelle.